Buongiorno a tutti, vi prego di prendere posto così diamo inizio al question time di oggi. Ricordo che ai sensi dell'articolo 129 del regolamento interno, il consigliere proponente ha la facoltà di illustrare l'interrogazione per non più di un minuto. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il rappresentante della giunta per non più di 3 minuti. E successivamente l'interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare per non più di 2 minuti. Ricordo inoltre che le interrogazioni all'ordine del giorno sono state elencate nell'ordine di presentazione. Passiamo dunque alla prima interrogazione, registro generale numero 27, aventi ad oggetto realizzazione biodigestore da costruirsi nel comune di Gricignano di Aversa. A firma della consigliera Maria Luigia Iodice. Concedo la parola alla consigliera Iodice che ha la facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie. Non va il... Ah, va. Allora, presento una questione molto delicata che cercherò di sintetizzare data la lunghezza e la tortuosità dell'argomento. Premesso che in data 15-10-2020 la società Ambiente Campania SpA ha presentato istanza di VIA secondo il procedimento autorizzatorio unico regionale avente ad oggetto la realizzazione di un biodigestore per la produzione di biometano mediante purificazione di biogas ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica da costruirsi nel comune di Gricignano di Aversa. Premesso che ad oggi già sono pervenuti pareri preventivi contrari al progetto in questione da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco e dell'Associazione Italiana Medici per l'Ambiente. Premesso che tutti i comuni interessati hanno presentato le proprie osservazioni contrarie, come per legge al progetto impiantistico in questione, mettendo in evidenza l'incompatibilità dell'opera rispetto agli obiettivi della programmazione e alle previsioni del piano regionale per la gestione dei rifiuti organici, nonché con le disposizioni EDA. Inoltre, si evidenzia che nella relazione lo stesso proponente non tiene conto dei dati risultanti dagli atti di monitoraggio al piano regionale gestione rifiuti aggiornati al 2019, da dove si evince che ormai il fabbisogno delle capacità di trattamento dell'afforzo in Campania appare saturo. Dalla relazione dell'ingegnere Girardi, presentata dai comuni di Gricignano d'Aversa e Marcianise, si evidenzia che delle 90.000 tonnellate di cui si richiede autorizzazione al trattamento ai fini energetici, solo il 9% dei rifiuti in ingresso potranno essere rappresentati da frazioni organiche da raccolta differenziata comunale porta a porta, visto che tra le innumerevoli tipologie di rifiuto, secondo la relazione tecnica presentata dal proponente, solo 4 riguardano rifiuti organici di provenienza da raccolta differenziata comunale e tutti gli altri si possono riferire a scarti di produzione industriale, agricola, alimentare, fino a scarti industriali di natura tessile e vari. A questo punto ci sono già aziende che si stanno predisponendo a fornire materia organica non urbana con autorizzazioni regionali. Pertanto, essendo un impianto privato e di grandi dimensioni, per logiche di mercato tratterà un quantitativo di rifiuto organico elevato di qualunque provenienza, proprio per recuperare le risorse investite. Poi non ci convince l'operazione di vendita del terreno. Infatti, da un primo preliminare stipulato in data giugno 2020, risulta che l'immobiliare Griscini SRL, proprietario del terreno, promette di invendere alla Infraedil. Nello stesso penale, la Infraedil si riserva il diritto di cedere il contratto a terzi. Poi, in un secondo preliminare, la Infraedil vende a Ambiente Campania ed infine l'Ambiente Campania si impegna a versare il corrispettivo di 2.175.800 euro ad Immobiliari Gricini per l'acquisto del terreno, quindi un circolo vizioso. Considerato che i comuni di Gricignano, di Marcianise, Teverola e Carinaro hanno fatto richiesta di inchiesta pubblica per chiarire determinate situazioni e a tale richiesta lo staff tecnico
risponde con un diniego, sostenendo che la richiesta degli enti ha il solo scopo di ostacolare il buon andamento del procedimento amministrativo e che la Regione Campania non prevede alcuna inchiesta pubblica. Da rilevare anche che sono in programmazione 3 impianti pubblici di biodigestore nella provincia di Caserta, Sessorunque, Caserta e Casal di Principe, ma non è stata fatta alcuna realizzazione. Inoltre, da prendersi atto, questa è la cosa sicuramente più importante, dal recente studio dell'Istituto Superiore di Sanità, commissionato dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, che ha messo in relazione l'elevato tasso di crescita delle malattie gravi rispetto alla vicinanza di siti di trattamento rifiuti in 38 comuni del Terra di Fuoco. Tutto ciò premesso, si denuncia l'imparzialità del funzionario competente nell'aver espresso giudizio sulle motivazioni che avrebbero spinto gli enti locali a far richiesta di ricorso all'inchiesta pubblica, oltre per aver fatto trapelare una già determinata favorevole volontà alla realizzazione dell'impianto da parte dell'ente regionale al di fuori dei tempi e dei luoghi previsti dalla legge in materia. Poi riteniamo che, soprattutto nei territori della nostra regione colpiti dalla tragedia della Terra dei Fuochi, debba prediligersi una gestione dei rifiuti a carattere pubblicistico e non certamente di operazioni speculativi da parte di operatori privati del settore. E poi, perché ci chiediamo, Ambiente Campania... Consigliere, la prego di concludere però, perché aveva un minuto di tempo. Concludo. Perché molte cose non ci sono. E mi appello alla sensibilità dei nostri assessori. Grazie. Grazie consigliera Iodice, prego l'assessore all'ambiente Fulvio Bonavitacola di rispondere a 3 minuti di tempo. Grazie. Sì, grazie presidente. Io credo che in qualche modo vada ricondotto l'istituto sicuramente utilissimo del question time a le finalità tipiche di una attività anche ispettiva di conoscenza dei consiglieri regionali sugli atti dell'amministrazione in carica e che riguardano le competenze dell'amministrazione in carica. Il question time non può riguardare questioni che non investono le attività dell'amministrazione nell'esercizio delle sue competenze. Bisogna trovare altre modalità per dare le doverose informazioni, ma questo non può impegnare il Consiglio regionale. Dico questo, come ripeterò anche per altri consiglieri, perché noi dobbiamo stabilire delle regole a monte e chiarire che nell'indistinto pianeta del ciclo dei rifiuti non tutto è deciso nelle stanze dell'amministrazione regionale e del governo regionale. Nel ciclo dei rifiuti convivono impiantistiche pubbliche ed impiantistiche di iniziativa privata. L'impiantistica pubblica rientra in una programmazione pubblica dal punto di vista generale col piano di gestione dei rifiuti, poi abbiamo fatto nascere gli enti d'ambito perché i comuni associati, che sono tenuti a svolgere anche una funzione positiva nella gestione di questo problema, definiscono i programmi nei rispettivi territori. Non è previsto alcun divieto legale di competenza regionale ad iniziative imprenditoriali private, le quali sono regolate dal codice dell'ambiente e dai principi generali che tutelano l'iniziativa economica. Ci sono ragioni ambientali di merito che vanno valutate caso per caso in relazione al progetto. Ma non è che si può fare una pianificazione impedendo a monte e a prescindere iniziative di carattere privato. Ora, quali sono le ragioni per le quali si può dare un giudizio negativo e quindi denegare un'autorizzazione? Sono strettamente tecniche. E chi le fa? Non le fa né la Giunta, né l'assessore, né il Consiglio.
le fanno gli uffici in una competenza gestionale e l'amministrazione regionale a questa competenza gestionale è del tutto estranea, sia se si fanno cose straordinarie, sia se si fanno degli errori. Ora, in questo caso io credo che non sia stato fatto nessun errore, giusto per chiarezza, ma credo sia anche opportuno chiarire chi fa che cosa. In particolare, per quanto riguarda i contenuti di questa interrogazione, fatta questa premessa, va anche chiarito che gli aspetti che pure sono stati evidenziati riguardanti il diniego della consultazione pubblica sono aspetti che riguardano valutazioni che ha fatto l'ufficio. Non è consentito dedurre da valutazioni opinabili carenze di serenità o di imparzialità, questo non è accettabile. E d'altronde la normativa prevede che in alcuni casi, naturalmente una normativa nata per affrontare tematiche impiantistiche di altra natura, in alcuni casi può essere nella facoltà dell'ente avviare una consultazione particolare. In questo caso i comuni hanno avuto la possibilità di esprimersi, si sono espresse nelle sedi dovute, così come è riportato in atti, così come mi viene detto che non è vero che la documentazione non è consultabile, la documentazione è consultabile sul sito web regionale via VAS, al link via VAS, poi lo darò all'interrogante per non scendere nei dettagli. Da ultimo, le vicende proprietarie a maggior ragione non sono oggetto di valutazione degli uffici. Il proponente deve dimostrarsi titolare della disponibilità di quel bene producendo degli atti. Cosa ci sia dietro quello o eventualmente a valle di accordi paralleli, collaterali che riguardano la proprietà dell'area non è oggetto dell'approfondimento istruttorio che fa l'ufficio competente. Quindi rispondo precisando bene quali sono i confini dell'attività di indirizzo politico e le competenze degli organi di governo e quali sono attività gestionali degli uffici competenti che ne assumono la responsabilità in tutte le sedi e per ogni loro autonoma determinazione. Questo per amore di chiarezza e per far capire bene chi fa che cosa. Grazie. Grazie Assessore Vicepresidente Buonabitacola, alla consigliera Iodice ha la facoltà di rispondere per 2 minuti se lo ritiene. Si ritiene soddisfatta della risposta, la ringrazio e passiamo dunque alla interrogazione successiva. Registro generale numero 30, avente ad oggetto insediamento, impianto, trattamento rifiuti organici nella centrale ex Montefibre di Acerra, applicazione del regolamento del 27 luglio 2012 numero 8, Burk numero 48 del 6 agosto 2012, a firma del consigliere Vincenzo Sant'Angelo, che ha facoltà di illustrarla per 1 minuto. Prego, consigliere. Presidente, buongiorno. Premesso che da organi di stampa si è appreso che in data 10 marzo 2021 la Regione Campania, congiuntamente all'ARPAC, hanno rilasciato la via valutazione impatto ambientale per la realizzazione di un impianto di trattamento di circa 80.000 tonnellate all'anno di rifiuti organici, tra cui anche la frazione organica da raccolta differenziata da rifiuti urbani da realizzarsi nella centrale ex Montefibra, sita nel comune di Acerra. Che ove mai la notizia fosse veritiera, i comuni limitrofi non sono stati né convocati né informati e nella fattispecie trattasi dei comuni di Maddaloni e di San Felice a Cancello. Che tale impianto in funzione impatterà sull'ambiente circostante e pertanto sulla salute dei cittadini dei comuni limitrofi di Maddaloni e San Felice a Cancello. Che tali comunità di Maddaloni e San Felice a Cancello già soffrono della presenza dell'impianto termovalorizzatore di Acerra senza che il gestore, cioè la società A2A, provveda al ristoro come previsto dal regolamento in oggetto. Pertanto, al fine di dare risposte alle citate comunità relativamente alle problematiche derivanti dai cennati impianti realizzati
e realizzanti, si chiede alla Signoria Vostra chiarimenti relativamente alla via rilasciata per la realizzazione di tale impianto e la convocazione ad horas di un tavolo di concertazione per l'applicazione del regolamento DEPUA. Grazie. Grazie consigliere, prego l'assessore Bonavitacola di rispondere all'interrogazione per 3 minuti. Ovviamente ribadisco quello che ho detto a proposito di un'analoga interrogazione di cui abbiamo parlato poc'anzi. Se le informazioni richieste riguardano aspetti procedimentali, siamo borderline, nel senso che sono procedure nella disponibilità degli uffici e quindi gli uffici sono tenuti eventualmente a dare una risposta. Non riguardano in questo caso valutazioni di merito, cioè non si chiede cosa pensa la regione della via, perché la regione è un'entità complessa. Allora, la politica della via non pensa niente, perché non può pensare niente. Gli uffici possono farsi un'idea, perché si devono pronunciare sulla via. Se si chiedono notizie sulle procedure, è diverso, nel senso che riguardano aspetti formali, che sarebbe anche possibile circoscrivere a un'interlocuzione diretta con gli uffici, ma di questo parleremo in altra occasione, per ottimizzare e meglio razionalizzare anche questo importante istituto di partecipazione del Consiglio regionale alla vita dell'ente. Ora, in questo caso, la direzione rappresenta che l'istanza per l'impianto di produzione di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica dei rifiuti, è inutile che precisarlo, di iniziativa privata, è stata acquisita agli atti il 9 maggio 2019 e sono state svolte 2 fasi di consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23,1 lettera E del decreto legislativo 152. Quindi in questo caso l'ufficio ha ritenuto che vi fossero le ragioni per avviare questa consultazione. Il primo avviso è stato pubblicato il 3 luglio 2019 sul sito web regionale. Dalla suddetta data e per la durata di 60 giorni il pubblico interessato avrebbe potuto presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale. L'amministrazione comunale territorialmente interessata avrebbe dovuto provvedere alla pubblicazione dell'avviso già pubblicato dallo staff sul proprio albo pretorio. A seguito della trasmissione da parte del proponente la documentazione integrativa a riscontro della richiesta dello staff è stata fatta una seconda fase di pubblicazione. Il secondo avviso è stato pubblicato il 18 agosto 2020, sempre sul solito sito web. Dalla suddetta data e per la durata di 30 giorni, il pubblico interessato avrebbe potuto presentare osservazioni concernenti la via. Entro i termini previsti dai predetti avvisi, non sono pervenute osservazioni da parte dell'amministrazione comunale di Maddaloni o da cittadini interessati al procedimento. Il Comune di San Felice a Cancello ha partecipato a tutte le fasi della procedura relativa al procedimento in oggetto, esprimendo il competente parere che è stato superato dalla Conferenza dei Servizi. Deduco superato significa che è stato espresso da parte del Comune un parere negativo, la Conferenza dei Servizi ha fatto una valutazione collegiale che ha evidentemente ritenute non decisive le motivazioni di un parere negativo e quindi si è andati oltre nel procedimento. La direzione aggiunge che tutta la documentazione inerente al procedimento è consultabile sul sito web regionale via VAS al link via VAS Regione Campania.it e così via. Queste sono le notizie date dagli uffici, poiché era una interrogazione formalmente informativa sostanzialmente sullo stato delle procedure, poi il consigliere interrogante potrà avere anche la documentazione scritta. Grazie al vicepresidente Bonavitacola. Consigliere Sant'Angelo, si ritiene soddisfatto della risposta. Passiamo alla prossima interrogazione, registro generale numero 32, aventi ad oggetto chiarimenti urgenti sui costi dello smaltimento delle ecoballe, a firma del consigliere Zinzi, che ha facoltà di illustrata per 1 minuto. Prego, consigliere. Grazie. Beh, io sarò molto sintetico, dato il minuto a disposizione.
siamo a conoscenza che il piano di rimozione e di smaltimento delle ecoballe in Campania si sarebbe dovuto concludere in 3 anni, quindi entro il 2019, per smaltire il 100% delle ecoballe. Sappiamo che ad oggi la percentuale di smaltimento è intorno al 17%, quindi il piano non ha dato le risposte che ci saremmo aspettati. La mia domanda è: fino ad oggi questo smaltimento di rifiuti stoccati in valle quanto ci è costato, atteso il finanziamento dello Stato di 450 milioni di euro di poco più di 4 anni fa? Grazie. Prego il vicepresidente Bonavitacola di rispondere all'interrogazione per 3 minuti. Grazie. Io devo in primo luogo dire che le percentuali si devono calcolare in modo corretto, altrimenti non sono percentuali. Lei non può calcolare, utilizzando una sola filiera, cioè quella del trasporto fuori regione, la percentuale delle ecoballe rimosse sull'intero, perché noi non abbiamo previsto di trasportare fuori regione tutte le ecoballe. Quindi, egregio consigliere, lei è persona attenta, è persona corretta, quindi la invito a approfondire meglio i numeri, perché i numeri dicono cose diverse. Quando noi abbiamo previsto le 3 filiere, abbiamo previsto che solo una parte minimale andasse fuori regione. La parte nettamente preponderante era destinata al trattamento in 2 impianti, uno a Caivano, nello stil di Caivano, per la produzione di combustibile di solido secondario, e un'altra a Giugliano per il recupero di materia. Allora, se vogliamo farla dalla tabellina col tassametro, perché è un'ossessione che ormai vi avvolge da tempo, dovete calcolare non la percentuale del trasportato fuori regione sull'intero, ma dovete anche valutare in che fase è l'avanzamento delle altre filiere, altrimenti la percentuale sul trasporto regionale è fuorviante, perché riguarda una e anche minimale dell'intero programma. E allora veniamo alle altre 2 filiere. Se lei trova, egregio consigliere, un'altra regione italiana, mi permetto di dire anche europea, nella quale in 3 anni e mezzo si è approvato un progetto, ha ottenuto tutte le autorizzazioni, espletato una procedura di gara, firmato un contratto e avviato i lavori nei tempi che abbiamo impiegato noi per Caivano e per Giugliano, io gliene sono grato, lei mi accompagna dove questo è avvenuto e noi andiamo ad apprendere. Penso di poterle dire, senza spocchia, che forse la indagine lei la può estendere anche a livello europeo. Allora, se vogliamo parlare di fatti e di dati, per quanto riguarda il tema dei costi, i costi sono rappresentati in una tabella che io le consegnerò brevi mano, sono tutti dentro il finanziamento e posso dire, e mi pare una cosa importante in questo Paese, che i fondi assegnati alla Regione Campania per lo smaltimento delle ecoballe sono stati impegnati fino all'ultimo euro. Il tema ecoballe dal punto di vista amministrativo è finito, perché non ci sono altri atti da compiere, in quanto siamo nella fase dei contratti di affidamento e dei cantieri. Quindi io potrei dire che il tema ecoballe, dal punto di vista dell'attività dell'amministrazione regionale, è un tema da archiviare. Naturalmente, nella realtà, gli impianti devono essere collaudati e a Caivano siamo in una fase molto avanzata. Non voglio dare date perché ovviamente le date dipendono da come l'azienda svilupperà i lavori, manderà i tempi, quindi poi diventano impegni miei o dell'amministrazione. Diciamo che in tempi ragionevolmente brevi noi avremo l'attivazione di questi impianti, prima a Caivano e poi a Giugliano. Questo ci consentirà di presentarci in modo diverso davanti alla Commissione europea, per avere una riduzione, prima parziale, io mi auguro prima o poi totale, della famosa multa.
Aggiungo anche che noi abbiamo sicuramente nel trasporto extraregionale scontato dei ritardi dovuti al fatto che in quegli anni, per due ragioni note, la chiusura del mercato cinese nel ricevere le plastiche e per l'invasione dei grandi termovalorizzatori del nord Europa a seguito della decisione della Gran Bretagna di puntare sulla termovalorizzazione e in attesa e di chiudere le discariche, e in attesa di fare i loro termovalorizzatori in Gran Bretagna, hanno prenotato a sondi milioni di sterline tutti o gran parte degli impianti del nord Europa. Questo ha creato un blocco nella nostra possibilità di portare fuori regione questi rifiuti. E quindi abbiamo dovuto fare la cosa più difficile nel momento più complicato. Adesso siamo in una fase più avanzata, la filiera del trasporto fuori regione è in uno stadio molto avanzato, ma quello che è importante, e io richiamerei l'attenzione, è che noi abbiamo deciso di fare due impianti che complessivamente tratteranno 600.000 tonnellate di ecoballe all'anno. Sono due impianti che quasi comparabili all'impianto di Acerra, che tratta poco più di 700.000 tonnellate all'anno. E li abbiamo e li stiamo realizzando senza esercito, senza commissari, senza poteri derogatori, senza particolari agevolazioni, semplicemente con le procedure previste dalla Repubblica Italiana. Anche, e lo dico non perché è un rimpianto, ma anzi colgo l'occasione per ringraziarla, anche con la supervisione dell'ANAC, perché avevamo fatto dei protocolli di vigilanza collaborativa e l'ANAC è stata vigilante ma soprattutto collaborativa. Questo è il contesto della vicenda Ecoball all'attualità. Grazie Assessore Buonavitacco. La consigliere Zinzi, se intende replicare, le ricordo che ha 2 minuti di tempo. Sì, grazie. Anch'io, Assessore, le riconosco la correttezza e il garbo e anche l'impegno. Detto questo, i dati che io ho citato sono dati che ho ottenuto dalla struttura di missione e non riguardano il trasportato ma il rimosso. Quindi, se le ho citato delle cifre sbagliate è perché ho ricevuto dei tabulati e cifre sbagliate. Dopodiché io ricordo come tutti gli annunci del 2016 con l'allora Presidente del Consiglio Renzi e l'attuale Presidente della Regione Campania De Luca su uno dei siti, dei tanti siti che ospitano le ecoballe, dire le rimuoveremo e libereremo la Campania al plurale entro 3 anni. Ora, se quel tipo di annuncio riguardava semplicemente l'espletamento delle funzioni amministrative, lei me lo sta dicendo oggi e io ne prendo atto. Io avevo capito che invece Governo nazionale e Regione Campania avrebbero liberato la Campania materialmente dalle ecoballe. Per cui grazie della spiegazione e tornerò ad interrogarla magari sulla tempistica prevista per la reale rimozione dei rifiuti stoccati in valle. Grazie. Passiamo alla successiva interrogazione, registro generale numero 35, aventi ad oggetto condizione del servizio di emergenza 118 conseguente al taglio della indennità aggiuntiva ai medici nesso operanti, a firma del consigliere Francesco Iovino. Prego il consigliere per l'illustrazione, ricordandogli che ha 1 minuto di tempo. Innanzitutto ringrazio il Presidente e l'Assessore della presenza, mi limiterò in effetti a dare dei dati velocemente. In effetti si interviene circa 15 anni fa con l'istituzione del 118. L'istituzione del 118 e viene successivamente, a seguito, per motivare le strutture sanitarie, ma in particolar modo i medici, viene fatto un disposto il 3 novembre del 99. Questo disposto individua il lavoro del 118 un lavoro usurante ed a elevato rischio. Questo genera un'integrazione di circa 5,16 euro per ogni ora di lavoro prestata per i medici e tutto il servizio del 118. Successivamente, a distanza di circa 15 anni, la magistratura contabile individua quella indennità, un'indennità non dovuta nei confronti dei medici, e genera un contenzioso, richiedendo
ai medici al servizio del 118 in un momento, diciamo, anche difficile, ma a volte, come dire, le coincidenze non vengono generate dal sistema amministrativo, ma vengono generate dal fato, quindi in un momento anche difficile come quello della pandemia si genera questo contenzioso. I contenziosi vengono in un certo qual senso stimati dai 50 ai 100.000 euro, ai 130.000 euro per quanto riguarda i medici che prestavano diciamo, i servizi e i parasanitari che prestavano servizio del 118, fino a poi al punto si arriva che un ASL, l'ASL Napoli 1, inizia a decurtare una parte dello stipendio per accantonarlo per una successiva evidentemente compensazione, una successiva come dire, sentenza definitiva della Corte dei Conti per come dire, avere le somme avute indebitamente da parte dei medici. Naturalmente questo ha generato due fattori. Uno, un fattore di rischio diciamo operativo, perché già la struttura del 118 non è una struttura come dire, che aveva già una task force anche in questo momento pronta, perché in effetti i numeri sono quelli che sono e le richieste anche a causa del Covid sono state come dire tante, e ha messo poi un po' quello che era lo status originale del 118, perché poi molte patologie vengono stabilizzate sul posto, gli ictus e quant'altro, quindi ha generato un forte disagio per la medicina del 118. Naturalmente la mia richiesta qual è? Capire qual è lo stato attuale, perché so che poi nel tempo, anche perché questa mia proposta si è slittata di un po' di giorni, capire qual è lo stato diciamo, del rapporto tra il contenzioso e tra i medici che operano nel 118, affinché diciamo, si trova come dire, una soluzione, naturalmente sempre nell'interesse della comunità sanitaria, nell'interesse del momento pandemico, e quindi troviamo questo stato di equilibrio più sereno anche da parte di chi svolge un lavoro come quello del 118. Grazie. Grazie al consigliere Iovino, prego l'assessore Marchiello, in luogo del presidente della giunta regionale, di rispondere all'interrogazione ricordando che ha 3 minuti a disposizione. Grazie presidente. No, volevo capire perché questo ritardo. Noi già abbiamo risposto, io personalmente per conto del presidente, a una analoga interrogazione credo un mese fa forse, quindi l'argomento è già ben chiaro, cioè c'è la Corte dei Conti, vice procuratore dottoressa Alicia Cedrica, che si sta occupando della questione e che dice che ci sono dei soldi indebitamente percepiti da questi medici ricostruendo tutta la questione. L'indennità fu disposta con delibera regionale della Campania 68-72 del 3 novembre del 99 in favore dei medici della ex Guardia Medica passati a svolgere nell'ambito del processo di attivazione del sistema 118 il compito di medico di emergenza territoriale a titolo di remunerazione aggiuntiva al trattamento economico previsto per il medico di Guardia Medica dal contratto allora vigente, in considerazione di una specifica attività lavorativa che le stesse delibere definivano usurante e ad elevato rischio fisico. Tale modalità di remunerazione non è stata contemplata dai successivi accordi collettivi nazionali della medicina generale, che hanno stabilito un orario onnicomprensivo inglobante tutte le voci di costo aggiuntive previste dalla precedente disciplina, fatta salva la possibilità di corresponsione di compensi aggiuntivi o integrativi erogabili sulla base di negoziazione decentrata regionale in relazione all'espletamento di compiti diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dalla contrattazione nazionale, riferibili a determinati progetti o ad attività finalizzate al perseguimento di specifici obiettivi e risultati oggettivamente valutabili e rendicontabili. Pertanto il magistrato contabile inquirente ha ritenuto illegittima la corresponsione di tale indennità ed ha ritenuto necessario il recupero delle somme indebitamente corrisposte al fine di non determinare un danno all'erario. Va ora considerato che nell'ambito del sistema sanitario nazionale le ASL sono configurate come enti strumentali della regione dotate di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, cioè sono autonomi.
In tale contesto, la Regione, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 502 del 92, è demandato nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale il ruolo di programmazione e di indirizzo, con competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione dei servizi e delle attività destinate alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle ASL. Ciò posto, si rammenta che l'accordo collettivo nazionale regola a livello nazionale il rapporto di lavoro dei medici di medicina generale e, per quanto attiene alla materia del 118, il trattamento economico dei medici dell'emergenza territoriale con le stesse aziende sanitarie locali. Ne consegue che nel momento in cui entra in vigore l'accordo collettivo nazionale di lavoro, le aziende sanitarie locali hanno l'obbligo di applicare in piena autonomia le norme in esso contenute, sia in campo sanitario e tecnico-gestionale che in quello del trattamento economico, circa il rispetto della quota oraria fissa stabilita dall'articolo 98,1 del citato accordo per lo svolgimento dei seguenti compiti: interventi di assistenza e di soccorso avanzato esterni al presidio ospedaliero con mezzo attrezzato secondo la vigente normativa, attività assistenziali e organizzative in occasione di maxi emergenze e nucleare biologico, chimico, radiologico, previo svolgimento di apposito corso di formazione predisposto a livello regionale o aziendale, ancora trasferimenti assistiti a bordo di autoambulanze attrezzate, attività presso centrali operative anche nell'ambito dei dipartimenti di emergenza e urgenza. È invece demandato alla contrattazione regionale ed aziendale la definizione di compensi da corrispondere ai medici dell'emergenza territoriale per lo svolgimento degli ulteriori compiti individuati dall'articolo 95, commi 3, 4, 5 e 6 dell'accordo collettivo, e cioè collaborare per il tempo in cui non sono impegnati in compiti propri all'incarico nell'attività di primo intervento dei presidi territoriali delle aziende sanitarie e nelle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri dell'ASL stessa, facenti parte dei dipartimenti di emergenza ed urgenza. Essere utilizzati per attività presso punti di soccorso fissi o mobili in occasione di manifestazioni sportive, fieristiche e culturali, svolgere nelle centrali operative attività di coordinamento e riferimento interno ed esterno al servizio, operare interventi di assistenza e di soccorso avanzato su mezzi attrezzati ad ala fissa, ala rotante, auto e moto medica e altri mezzi di trasporto attrezzati. A tal proposito, la Direzione Generale della Salute evidenzia che questa attività di competenza regionale risulta regolarmente in corso ed in via di definizione ad opera dell'organismo paritetico deputato, che è il Comitato ex articolo 24 dell'accordo. In ogni caso, la Regione non si è sottratta, fin dalla sua insorgenza, a valutare ogni possibile soluzione che salvaguardi la tenuta del servizio di emergenza-urgenza e la professionalità dei suoi operatori. Ha partecipato infatti a tavolo di confronti sul tema con le organizzazioni sindacali di riferimento, è intervenuta alle riunioni in prefettura che hanno riguardato il tema ed ha inoltre dichiarato la disponibilità, con l'intervento del gabinetto del Presidente della Giunta, a richiedere ed avviare colloqui con la magistratura contabile e inquirente, che si auspica di realizzare quanto prima. Grazie all'assessore Marchiello. Il consigliere Iovino, se vuole replicare, sì, ha diritto. Volevo per ringraziare due minuti. L'assessore, come magistralmente ha esposto anche l'atto procedurale rispetto a quelle che erano le dinamiche intervenute pre 99 e post 99, quelle che sono poi le competenze di merito, perché a volte è semplice, come dire, in un certo qual senso sviscerare l'argomento della sanità, ma poi dietro la sanità c'è una natura giuridica e una personalità giuridica rispetto alla quale intervengono delle responsabilità. È stato ancora più bello sentire che né l'assessore, né il presidente, né gli organi, quindi il capo di gabinetto, tutti partecipano, quindi non si sottraggono, quindi veramente soddisfatto. Grazie del lavoro. Passiamo alla prossima interrogazione, avente ad oggetto richiesta di vaccinazione prioritaria anti-SARS-CoV-2 per gli operatori di distribuzione e assistenza di apparecchiature elettromedicali, al firma del consigliere Pasquale Difensa. Ha facoltà di illustrarla per un minuto. Prego, consigliere. Grazie, Presidente. Sarò breve. Allora, parliamo delle aziende che oggi lavorano presso le strutture ospedaliere, quindi parliamo di tutti gli impiegati, i tecnici che oggi aiutano
e ad andare avanti per quanto riguarda le apparecchiature e le forniture ospedaliere. Il mio invito è quello di dare oggi una priorità a tutti coloro che portano avanti le strutture ospedaliere, quindi i tecnici, a vaccinarsi quanto prima, anche perché come so e come vedo si trovano spesso in situazioni costretti a lasciare addirittura le forniture all'esterno degli ospedali, perché comunque sono esposti a un grosso rischio Covid. Cioè, parliamo comunque che alla fine tra infermieri e medici e tecnici di società di forniture elettromedicali passa ben poco. Quindi io chiedo all'assessore Marchiello in questo momento una corsia preferenziale per tutti gli addetti che lavorano presso queste aziende e che oggi sono l'elemento essenziale affinché tutto funzioni nel migliore dei modi. Grazie assessore. Prego l'assessore Marchiello, ha facoltà di rispondere all'interrogazione per 3 minuti. Grazie presidente, no, sarò breve. Voglio precisare al consigliere che la regione Campania deve attenersi al piano nazionale. L'ultimo piano nazionale è stato pubblicato il 10 marzo, se ricordo bene, comunque vogliamo se ci sta. E noi ci siamo attenuti a quel piano. Perché prima c'era stata una libertà per le regioni, liberalità più che libertà, e adesso c'è stata una frenata. L'unità di crisi regionale, relativamente ai quesiti posti dal consigliere, che chiede di valutare l'inserimento degli addetti alla distribuzione e assistenza di apparecchiature elettromedicali del personale sanitario con indicazione prioritaria alla vaccinazione anti-Covid-19, ha relazionato evidenziando che il vigente piano vaccinale della Regione Campania, aggiornato a marzo 2021, quindi dopo il 10, ed in perfetta aderenza al piano nazionale, reca indicazioni tassative in ordine alle categorie prioritarie, che sono gli ultraottantenni ed i soggetti vulnerabili, fragili. Per essi si intendono sia i disabili gravi ex legge 104 del 92, che i pazienti fragili per patologie specifiche, di cui alla tabella 1 del piano, mentre per ogni altra categoria vale al momento la prevalenza unica delle fasce di età. Purtroppo siamo rigidi perché siamo stati obbligati. Grazie assessore Marchiello, consigliere di difesa, facoltà di replicare. Prego. Assessore, grazie della risposta, perché conoscevo ed ero consapevole del piano nazionale, però visto che abbiamo comunque un rapporto regioni-governo, c'è sempre la possibilità di far ragionare qualcuno dall'altra parte, visto che sono abbastanza limitati, perché io le ho fatto un paragone tra infermieri medici, che sono i nostri eroi, con le società di beni di assistenza apparecchiature elettromedicali, passa ben poco. Grazie. Passiamo all'interrogazione registro generale numero 37, avente ad oggetto campagna vaccinale anti-SARS-CoV-2, criticità, a firma della consigliera Valeria Ciavandino. Ha 1 minuto di tempo, consigliera, per illustrarla, prego. Sì, grazie Presidente. Io voglio cominciare con 2 immagini. La prima è questa, ed è uno studio della Fondazione Gimbe, secondo il quale la Campania è ultima in Italia per percentuale completato il ciclo vaccinale. E poi i dati odierni della Regione Campania sulle percentuali di utenti vaccinati, devo dire che sono dati, diciamo, piuttosto ambigui, perché vengono forniti in percentuale, non sul numero dei soggetti che nella nostra regione hanno diritto ad essere vaccinati secondo le categorie, ma su quelli che hanno aderito. E vediamo che i fragili ad oggi che hanno ricevuto la seconda dose, su quelli che hanno aderito, quindi la percentuale in realtà è ancora più bassa, è solo dello 0,87%. Questa è la premessa. Ora, noi sappiamo che il presidente Draghi, ancora ieri, ma prima ancora il 10 di marzo col nuovo piano vaccinale nazionale, ha sottolineato l'importanza per il nostro paese di proteggere anzitutto e con rapidità le persone anziane e quelle portatrici di gravi disabilità. Queste persone rappresentano il 90% dei deceduti in quest'anno di pandemia, e il rispetto di quest'ordine di priorità ha condotto altri paesi, per esempio la Germania, all'abbattimento del numero dei ricoveri, degli accessi in terapia intensiva e del tasso di mortalità. Se invece guardiamo quella che è la rappresentazione grafica dell'andamento dell'epidemia nel nostro paese e nella nostra regione in particolare, scopriamo che è una linea retta in ascesa piuttosto che in discesa, cioè le ospedalizzazioni non stanno diminuendo ma anzi stanno aumentando, la mortalità
è molto alta e noi abbiamo vaccinato evidentemente i soggetti sbagliati. Se è vero che nella definizione di altro abbiamo il 26,26% dei vaccinati, se è vero che negli operatori sanitari abbiamo vaccinato anche il personale amministrativo delle ASL e degli ospedali, se è vero che oggi diciamo annunciamo urbi e torbi di voler vaccinare i sedicenni purché residenti a Capri e a Ischia. La verità è che finché noi non metteremo il piano di vaccinazioni regionali nell'ordine corretto di priorità, dando quindi così come si deve, non soltanto per una questione di umanità che un'istituzione dovrebbe rappresentare, ma soprattutto per una questione di convenienza, perché l'ha detto con molta chiarezza il presidente Draghi, in virtù delle vaccinazioni si uscirà, le restrizioni verranno abolite. Noi siamo ancora in zona rossa perché abbiamo tassi di ospedalizzazione molto alti, terapia intensiva in sofferenza, tassi di decessi molto alti. Quindi vaccinare prima i fragili significa ridurre fortemente le ospedalizzazioni e i decessi e poter uscire dalle restrizioni che oggi stanno penalizzando tutte le categorie economiche della Regione Campania. In virtù di questa premessa, che mi sembra diciamo piuttosto logica, io ho rappresentato un interrogativo, chiedo scusa se è articolato perché il question time presuppone che ci sia un'unica domanda, ma è fondamentale per chiarirci. Vorrei capire quali sono le cause della minimale immunizzazione dei cittadini più vulnerabili, prossima allo 0% in Campania. Quanti medici di assistenza primaria hanno dato la disponibilità alle vaccinazioni domiciliari? Perché sappiamo che il 16 di marzo c'è stata una delibera, c'è stato un accordo con i medici di medicina generale, peraltro un accordo diciamo oneroso per la Regione Campania, quindi ci aspettiamo e ne siamo certi che i medici di medicina generale intendano collaborare, sono quelli che conoscono i loro pazienti e che possono raggiungerli a domicilio. Quindi quanti medici di assistenza primaria hanno dato la disponibilità alle vaccinazioni domiciliari o presso gli hub aziendali? Quanti al mero inserimento dell'anamnestica in piattaforma? Quanti medici ad oggi hanno omesso la comunicazione sulla modalità prescelta di partecipazione alla campagna vaccinale e quali procedimenti e verifiche sono state intraprese nel merito dalle direzioni competenti? Quali sono le modalità individuate per realizzare gli obiettivi del piano vaccinale e rendere possibile una maggiore accessibilità alla vaccinazione dei cittadini più fragili? Assessore, sappiamo bene che gli ultra ottantenni non sono neppure in grado di utilizzare internet, quindi immaginare che si possano da soli inserire in piattaforma è veramente fantascienza. Quindi se allo Stato non si ritiene di impegnare per il raggiungimento prioritario di questo obiettivo tutte le risorse disponibili e tutti i vaccini a mRNA che saranno approvvigionati, condizionando i progetti in favore di target specifici, penso quelli a vocazione turistica, alla prodromica e preliminare immunizzazione massiva dei cittadini più vulnerabili. Grazie. Prego, Assessore Martello, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Grazie Presidente. Un po' molte domande, però io mi limito a dire quello che mi viene riferito. Con riferimento ai quesiti posti relativi alla immunizzazione dei cittadini più vulnerabili, alla quantità e all'impegno dei medici di assistenza primaria e alle soluzioni per accelerare la campagna vaccinale, viste le attività promosse ed attualmente in via di definizione in ambito regionale, l'unità di crisi per l'emergenza epidemiologica segnala che il vigente piano vaccinale della Regione Campania, aggiornato a marzo 2021 ed in perfetta aderenza al piano nazionale, reca indicazioni tassative in ordine alle categorie prioritarie che sono gli ultraottantenni e i soggetti vulnerabili, per essi intendendo sia i disabili gravi sia i pazienti fragili per patologie specifiche di cui alla tabella 1 del piano, mentre per ogni altra categoria vale invece il criterio delle fasce di età. Allo Stato si registra la somministrazione vaccinale per gli over 80 di circa il 76% dei cittadini fragili, oltre il 47%, e tanto si è ragione del fatto che nella prima fase sono stati individuati come prioritari operatori sanitari e operatori ed ospiti delle RSA e nelle case di riposo, sia in ragione della disponibilità dei vaccini,
che ancora sono limitati. Intanto abbiamo sottoscritto accordi di collaborazione con le organizzazioni che rappresentano i medici di medicina generale, che da una recente rilevazione presso le aziende sanitarie hanno confermato un'altissima percentuale di adesione alla campagna vaccinale. Abbiamo anche curato l'adesione di oltre 1.800 specializzandi in discipline mediche che da qualche giorno sono stati assegnati alle ASL da loro individuate e sono in via di definizione accordi collaborativi con le farmacie, gli specialisti ambulatoriali, gli odontoiatri e i pediatri di libera scelta. Tale potenziamento di personale, unitamente agli sforzi delle aziende pubbliche, daranno un impulso rilevante al processo in corso. In effetti, come ben sapete, il Presidente si è attivato anche per acquistare un vaccino fuori Europa. Dobbiamo essere attenti, perché è un vaccino validissimo, utilizzato in buona parte del mondo, che sta dando ottimi risultati e non so per quali tipi di speculazioni o di valutazioni o quello che vogliamo, di tempistica, di EMA non lo valuta. Insomma, c'è da discutere. Noi ce la mettiamo tutta, noi crediamo nei nostri concittadini, consigliere. Prego, consigliere Sciarambino, se vuole replicare, ha assessore, due minuti a disposizione. Molte delle cose che lei ha detto io le ho citate in premessa, quindi insomma mi aspettavo che lei valutasse che le avevo acquisite in termini di conoscenza. Quello che invece io volevo sapere era altro, cioè con i medici di medicina generale, la campagna, cosa sta facendo, che controlli sta mettendo in pista in virtù dell'accordo sottoscritto perché avvengano le iscrizioni sulla piattaforma per i soggetti fragili, perché i medici di medicina generale possano partecipare sempre più attivamente alla campagna vaccinale. Su questo non ho ricevuto risposta, vuol dire che farò una richiesta di accesso agli atti. Dopodiché non possiamo continuare a utilizzare i dati in maniera impropria, perché dire che gli over 80, il 76% degli over 80 è stato vaccinato, è falso. Il 76% di quanti hanno aderito è stato vaccinato. Allora io vorrei capire quanti hanno aderito rispetto a coloro che andrebbero invece vaccinati, rispetto a quelli che sono gli over 80 in campagna. Gli over 80, lo ribadisco, molto difficilmente sono in grado da soli di iscriversi sulla piattaforma. Quindi queste sono le domande che noi dovremmo porci come istituzione per ottimizzare al massimo l'efficacia della campagna vaccinale. Invece vedo che noi continuiamo a dare i numeri perché ci vogliamo mettere le medaglie e intanto siamo ultimi in Italia per immunizzati con seconda dose. Con riguardo alla disponibilità, lo ribadisco, Assessore, per quanto mi riguarda non esiste colore politico nella difesa degli interessi della nostra terra, quindi io sarò al fianco di chiunque porrà questioni che sono nei termini di difendere quello che spetta alla nostra regione. Questa è la premessa generale, anche se trattasse di una scarsa fornitura di vaccini da parte del governo nazionale rispetto a quello che ci spetta. Ma il punto non è questo, e glielo ho chiarito, perché laddove noi abbiamo iniziato a vaccinare le categorie professionali piuttosto che i soggetti fragili o per classi di età, abbiamo vaccinato soggetti che stanno dietro a una scrivania e non in una corsia di ospedale, quindi utilizzando dosi di vaccino che avremmo potuto utilizzare per immunizzare i soggetti che rischiano di più. Quindi io mi aspetto, ma nell'interesse di tutti noi, perché questa regione deve partire, deve ripartire e soprattutto le persone devono essere salvaguardate nella loro incolumità e nella loro vita, mi aspetto un'attenzione sempre crescente. Non ci interessa di far finta di essere i primi della classe, ci interessa che realmente in campagna le persone e l'economia successivamente siano messe in sicurezza. Grazie. Passiamo all'interrogazione registro generale numero 38, aventi ad oggetto situazione Montefaito, a firma del consigliere Luigi Cirillo. Prego il consigliere che ha un minuto per illustrare la sua interrogazione. No, anche meno, perché il discorso è molto chiaro, Presidente. Esiste il parco regionale dei Monti Lattari, fanno parte 27 comuni, dalla provincia di Salerno alla provincia di Napoli. Uno dei sentieri più importanti è il Montefaito come itinerario. La regione Campania nella scorsa legislatura ha investito, si ricorda la funivia, il lavoro che si è fatto, l'implementazione delle corse, l'ammodernamento. Lo ricordo io stesso perché ero già in quella legislatura.
Il Montefaito appartiene a due soggetti che sono sovracomunali, perché sì, è chiaro che quando un bene è di interesse così diffuso, che chiaramente è patrimonio di tutti, tanto è vero che anche, faccio un esempio, sul sito del comune di Vico Equense, che è interessato a Montefaito, si cita il fatto che al Montefaito si accede da Vico Equense per strada da Castellammare con Funivia, quindi è un'opportunità di sviluppo turistico che secondo me va incrementato da parte di tante realtà territoriali, Castellammare, Vico, i comuni di Agerola, di Pimonte, eccetera. Ora, nel momento in cui quindi la proprietà è di due soggetti sovracomunali, allora si può pensare a delle progettualità che chiaramente vadano a creare un turismo diffuso che interessi più territori e si faccia tutto in sinergia. È impensabile, secondo me, invece, che un singolo comune possa acquisire a bene comunale un monte come Montefaito. Questa è una mia valutazione, non dico che non si può fare, tecnicamente si può fare, la città metropolitana può cedere la sua quota di comunione a un altro ente, questo è legittimo, ma è inopportuno secondo me, perché poi si troverà la situazione in cui Regione Campania, un singolo comune gestiscono e progettano in quale ottica. Allora, la proposta molto chiara che faccio io, non perché voglio andare a favore di questo altro comune, anzi, qua dobbiamo andare in un'ottica che abbracci tutti i territori, che favorisca tutti i territori e che faccia sì che tutti i territori possano avere la stessa voce in capitolo. Per cui se c'è, è chiaro, un problema di organizzare, di progettare, perché ci sono due soggetti che parlano sulla stessa vicenda in questo momento, Città Metropolitana e Regione Campania, e chiaramente ciò comporta rallentamenti e questo non va a vantaggio di chi, del territorio e del monte, questo è chiaro. Allora, se una soluzione ci deve essere, la più logica è la semplificazione, e la semplificazione vuole che da due si passi ad uno, e se uno deve essere, non è che occorre chissà quale scienza giuridica per capire che la cosa più opportuna sia quella che la Regione Campania debba acquisire tutto il Montefaito, in modo che la Regione Campania abbia strumenti per fare le migliori progettualità alle porte della nuova programmazione dei fondi europei, del nuovo settennato, investiamo su quel monte, mettiamo in sinergia tutti i comuni interessati, territorialmente parlando, al Montefaito, ci si mette attorno a un tavolo, si progetta le migliori soluzioni, i migliori investimenti, ma la regia deve essere regionale. Questo è il mio punto di vista, che chiaramente si traduce in una domanda molto chiara. La Regione Campania, alla luce della vicenda che è emersa e che oramai è di dominio pubblico sul fatto che c'è un'intesa di massima per avviare o meno un contratto di cessione della proprietà da Città Metropolitana a Comune di Frequenze, senza nessuna speculazione, la Regione Campania su questa vicenda ha una posizione? Quale posizione ha? Intende finalizzare l'acquisizione dell'altra parte della Città Metropolitana, visto che nella scorsa legislatura si era già parlato di questa ipotesi? Per cui una risposta chiara da parte della Regione Campania, non al consigliere Cirillo, ma un intero territorio, visto che su questa questione le polemiche sono state la qualunque, sono sviati sindaci dicendo andiamo a fare cosa, la magistratura, questo, e poi ognuno dice le cose che dice. Dico una cosa molto chiara, c'è la volontà di un soggetto unico, Regione Campania, poi si capisce organizzativamente come lo si fa, le gestioni non entrano nel merito, questo è affare di giunta, ma indirizzo politico è questo, bene, siamo d'accordo, non è questo, ci troverete contro, ma non sono noi anche i territori. Grazie consigliere Cirillo, prego l'assessore Marchiello, delega del presidente della giunta regionale, di rispondere all'interrogazione per il tempo di... Va bene consigliere, io sono assessore al demanio da poco, però da quello che vedo, insomma, io mi attengo alle norme, non è, come dice lei, i soldi pubblici, non è che si può fare una cosa diversa da quello che prevede la norma. Ora le leggo la risposta, poi insieme la valutiamo. La gestione del bene in comproprietà per quote indivise pari al 50% con la Città Metropolitana viene eseguita costantemente e con un continuo monitoraggio dell'intera area. Quindi per quanto riguarda la parte nostra, noi siamo attenti. Tuttavia le risorse di bilancio non risultano sufficienti a disporre interventi risolutivi. Ciò posto, al fine di dare esauriente risposta al quesito formulato, si evidenzia che l'acquisto di beni immobili da parte degli enti pubblici territoriali è possibile solo se destinati a finalità istituzionali e previa individuazione del valore con conseguente determinazione della congruità del prezzo in presenza di indispensabilità e indilazionabilità dell'acquisto da comprovare documentalmente. La Direzione Regionale per le Risorse Strumentali, che mi ha preparato questa risposta,
ha dichiarato la propria disponibilità per ogni eventuale intervento ed evidenzia che per l'acquisto di beni immobili da parte dell'ente pubblico occorre conciliare sia le esigenze di un'attenta programmazione economica sia gli eventuali vincoli finanziari. Voglio dire, quello che le dice probabilmente non è impossibile, ma non è che si risolve in tempi brevi. Bisogna capire, valutare, fare un tavolo di lavoro, se c'è da impegnare. Allora, consigliere Cirillo intende replicare, le ricordo che ha a disposizione 2 minuti, grazie. Ma mi era chiaro che non lo si fa dalla sera alla mattina e non occorreva questa come risposta, così come mi era chiaro sulla fattibilità, visto che stiamo parlando che la Regione in questo momento già è comproprietario, non ho messo in dubbio quello che ha fatto la Regione, anzi ho citato prima degli interventi fatti nella scorsa legislatura. Essendo al 50% lo si può diventare al 100%, sì, poi i discorsi tecnici e normativi. Io stavo parlando appunto in un'ottica di efficientamento della progettazione e programmazione. Se io sono unico proprietario di un bene e non mi devo interfacciare con un altro proprietario, ovvio che efficiento l'organizzazione, ma questo penso che sia la base di tutto. Io però non ho capito, cioè ho capito che la Direzione Generale ci ha risposto è possibile, ma questo in realtà lo sapevamo già. Io non ho capito, visto che la Direzione Generale ha un indirizzo politico, la Giunta Regionale, organo politico, che indirizzo politico ha? Io questa risposta, io questo avevo chiesto, assessore, e non mi avete risposto. A questo. Ma la domanda è questa. Sì, io non voglio rubare tempo al question time, però dico, questi sono i discorsi tecnici. La volontà politica c'è, poi si vede come attuarlo. Io vorrei capire la posizione vostra come giunta regionale, come regione. Bisogna fare una programmazione, bisogna capire dove si vuole arrivare. Non è che io mi sveglio stamattina, faccio l'assessore al demanio e dico, bisogna fare un percorso, capire, valutare se ci sta la positività dell'idea e si va avanti. Io adesso chiederò gli altri, non è che mi sia stato qualcosa. C'è stata una mozione nella scorsa legislatura approvata, però vabbè, le mozioni, lascio il tempo che trovano, come spesso accade. Il tema è politico, assessore, lei mi ha risposto, piano tecnico ed è perfetto. È politicamente la giunta regionale che vuole fare. Io mi aspettavo che ci venisse a chiarire questo in aula, non il discorso tecnico giuridico. Non avete ancora una posizione. Bene, passiamo all'ultima interrogazione del question time di oggi, numero 39, aventi ad oggetto stabilizzazione lavoratori LSU della regione Campania, a firma del consigliere Michele Schiano di Visconti. La prego di illustrare l'interrogazione per 1 minuto che ha a disposizione. Salve a tutti, assessore, le volevo chiedere che è oramai da tempo che si legge su tutti i quotidiani questa agitazione degli LSU, da 25 anni che circa 500 lavoratori socialmente utili vivono in uno stato diciamo di condizioni di precarietà, nonostante che tutti apprezzano la loro professionalità anche negli enti dove sono allocati, addirittura facendo mansioni probabilmente anche in sostituzione di stessi dipendenti mancanti nelle pubbliche amministrazioni. Considerate che la legge finanziaria del 2000 considera la scadenza del 31 marzo, 2021 come termine ultimo per la stabilizzazione degli LSU, volevo sapere ad oggi qual era lo stato dell'arte, cosa si intende fare, cosa si vuole fare e addirittura se al termine del 31 marzo si intende prorogare o meno questa stabilizzazione di queste LSU. Grazie al consigliere Schiano di Visconti, prego l'assessore Marchiello di rispondere nel tempo di 3 minuti. Grazie. Allora, in ordine al quesito posto dal consigliere, la Direzione per il Lavoro ha riferito quanto segue, in merito alle diverse fasi del procedimento di stabilizzazione. La legge 145 del 2018 e la legge 160 del 2019 hanno previsto un meccanismo di stabilizzazione curato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e a valere sulle risorse del Fondo Sociale per l'Occupazione e la Formazione, che prevede la possibilità per i soli enti utilizzatori di stabilizzare entro il 31 dicembre 2020 i lavoratori socialmente utili in deroga al piano triennale per il fabbisogno e alla normativa vigente in materia di assunzioni, in sovrannumero alla dotazione organica e con un finanziamento a regime pari ad euro 9.296 annui lordi per ogni LSU.
Detto termine è stato prorogato dalla legge 178 del 2020 al 31 marzo 2021 e ulteriormente prorogato con l'ultimo decreto legge al 31 maggio 2021. Con circolare del 15 dicembre il Dipartimento della Funzione Pubblica ha dettato l'iter attuativo cui la Regione Campania ha aderito nei termini che si vanno ad illustrare. Nel mese di febbraio 2020, in attuazione della delibera di Giunta 55, è stato presentato al richiamato Dipartimento apposita manifestazione di interesse per la stabilizzazione di tutti i lavoratori presenti nel bacino. Nel mese di novembre 2020, a cura della scrivente direzione, sono stati caricati sulla piattaforma mobilità.gov.it i nominativi e i profili dei 632 lavoratori socialmente utili da stabilizzare, e cioè 105 unità di categoria C utilizzati presso la protezione civile, 4 di categoria B utilizzati presso la protezione civile, 523 di categoria A utilizzati presso i diversi uffici regionali e presso altri enti pubblici in virtù di accordo con la stessa regione. In data 21 dicembre 2020 sono stati pubblicati, con decreto della DG Risorse Umane, 2 avvisi di selezione pubblica rispettivamente per 105 posti di categoria C e per 523 posti di categoria A e 4 di categoria B, e sono stati in pari data comunicati al Dipartimento per la Funzione Pubblica i nominativi dei componenti delle commissioni esaminatrici. Tra il 23 e il 26 dicembre i lavoratori hanno presentato l'istanza sulla piattaforma messa a disposizione dall'amministrazione RIPAM Formez S.p.A., quindi della Funzione Pubblica. Il 30 dicembre sono state effettuate in modalità telematica gestita da RIPAM le prove scritte per i 105 posti di categoria C. Nel mese di marzo 2021 sono stati effettuati da parte delle commissioni esaminatrici i colloqui per i 101 candidati di categoria C ammessi con decreto della Direzione Risorse Umane al colloquio e 406 più 4 candidati B rispettivamente, quindi categoria A e categoria B, ammessi con decreto della Direzione Risorse Umane numero 27 del 2021 a sostenere il colloquio. Il 31 marzo 2021, in esito all'approvazione delle graduatorie, sono stati stipulati 100 contratti per l'assunzione degli LSU di categoria B presso la Protezione Civile e in via di definizione l'istruttoria relativa all'ammissibilità di 6 candidati che, non ricompresi negli elenchi trasmessi alle commissioni esaminatrici, si sono presentati nei giorni previsti per sostenere il colloquio. Si confida che la proroga dei termini per la conclusione della procedura di stabilizzazione al 31 maggio consentirà alla competente direzione delle risorse umane, nonostante la numerosità dei lavoratori da assumere e le restrizioni imposte dalla pandemia in atto, di chiudere la procedura nei termini previsti. Grazie Assessore Marchiello, prego il consigliere Schiano di Visconti. Sì, grazie Assessore Marchiello, va bene. Grazie a lei, grazie per la risposta. Sicuramente questa proroga al 30 maggio, sicuramente porta al 31 maggio, sicuramente porterà, spero, alla risoluzione, diciamo, di tutti questi casi e quindi a rimettere in servizio e a stabilizzare gli LSU. La ringrazio e buona giornata. Bene, il question time è terminato. Alla prossima.